Radio Flash e LivornoMagazine.it presentano Innamorarsi di Livorno. La città muraria di Cinzia Jelenkovic. Terza puntata. Nel secolo XI il Castrum et Curteme Livorna presenta, difesa sul mare, l'imponente torre cilindrica in muratura mista del mastio di Matilde. Il sistema di fortificazione si struttura nel secolo XIV attorno all'edificazione di nuove torri. Nel 1304 viene eretta a protezione della Cala Liburnica la lanterna su progetto della scuola di Nicola Pisano. Vengono restaurate le due torri del Magnale e delle Formicis a protezione dell'accesso a Porto Pisano e nel 1377 viene costruita la cittadella della Quadratura dei Pisani. Nel 1392 si realizzano le mura del Gamba Corta, che conducono il circuito murario alla lunghezza totale di 2200 braccia. Edificate con pietre squadrate in tufo senza apposizione di terrapieno e torri angolari a ulteriore difesa d'incrocio, principiano dal mastio di Matilde e abbracciano la Quadratura, tracciando un perimetro che costeggia il mare verso la strada Carraia e che, proseguendo verso la porta a terra in una torre triangolare, richiudono la cinta fortificata verso la Rocca Vecchia. Vengono lasciati aperti solo gli accessi alla bocca della cala e al varatoio presso il quale si trova la porta a mare. Al loro interno rimane contenuto il castello di Livorno nel suo vecchio fabbricato. La Cala Liburnica modifica per la prima volta la sua originaria morfologia rocciosa per convenire alle nuove esigenze portuali e di difesa militare. Le discontinuità naturali delle scogliere vengono regolarizzate con l'edificazione di banchine quadrangolari. Potete riascoltare questa puntata in on demand su www.livornomagazine.it e nella sezione FlashTube di www.radioflash.info.